Buonasera care amiche e cari amici di Eleven Sports, la palestra Franco Zizzi di Fasano per questa settima giornata della Serie A Beretta, in cui vedremo con potremmo dire notevoli aspettative oggi incontrarsi due squadre che hanno insomma a loro modo scritto parti della storia della pallamano italiana, due squadre che ormai da tempo comunque navigano in questa serie e sono Junior Fasano e Alperia Merano, e ho il piacere come sempre di condividere la postazione di telecronaca e commento con Antonio La Tartara. Ciao Antonio. Buonasera Vito Lamberti, buonasera amici ascoltatori e telespettatori di Eleven Sport. È già introdotto questo match che si annuncia caldo. Junior che viene dalla vittoria eccellente sul Bolzano di sabato scorso, proprio conseguita qui tra le mura amiche della palestra Zizzi. Il Merano che invece deve vendicare un 22-27 Casalico col Pressano, gara in equilibrio fino a quasi all'ultimo minuto, poi negli istanti finali il Pressano ha preso il largo staccando il Merano, squadra giovanissima, veloce, tecnica il Merano. Junior che invece è impresso al campionato un inizio importante e quindi grandi aspettative. Sì, dicevi come sempre leggendo in maniera perfetta il pre-partita, che lo guardavamo anche prima di andare in diretta. Chiaramente l'età media per il Merano è bassissima, ciononostante Luca Stricker è giocatore di soli 24 anni, capitano del Merano e anche il capocannoniere di questa Serie A, un giocatore dal quale ci si aspetta sempre veramente tanto, che oggi avremo appunto il piacere di vedere anche dal vivo qui dalla palestra Franco Zizzi. Antonio, vogliamo dare un'occhiata intanto alle formazioni? Sì, si stanno schierando proprio sotto i nostri occhi alla destra dei vostri teleschermi, il Merano che scende in campo con i due portieri, numero 1 Riccardo Meletti, numero 16 Lorenzo Martelli, a seguire Francesco Cascone, Alex Freund, Max Prattner, Luca Visentin, Victor Bertrind, 22 Felix Freund, Bogdan Petricevic, Aaron Durnwalder, Nathan Gai, Juan Pablo Cuello, Andreas Stricker, capitano numero 39 Lucas Stricker, allenatore Jürgen Prattner, altra leggenda della pallamano italiana. Abbiamo visto confrontarsi col tecnico Francesco Ancona, che invece ha optato per i tre portieri Vito Fovio, Daniele Vinci, Simone Sibilio, a seguire Simone Angeloni, Filippo Angiolini, Emiliano Franceschetti, Gianluca Grassi, Albin Jernstam, Davide Pugliese, Simon Jortembo, Domenico Pinto, Carlo Sperti, Leonardo Boggia, Davide Notarangelo, Gerco Bearivic, capitano numero 14 Flavio Messina. Arbitrano, con un nuovo look quest'altro. Con un nuovo look. Arbitrano i signori Davide Schiavone e Luca Nicolella, coppia siciliana, con Davide Schiavone che esordisce con la presenza di Zizzi senza il suo storico compagno Giovanni Cosenza, che ha lasciato alla termine della scorsa stagione, tra l'altro con un pizzico di commozione anche per noi addetti ai lavori. Beh, ricordo insomma l'ultima partita lo scorso anno anche a Fasano, è stata davvero molto emozionante. Oggi appunto fa strano vederlo senza il suo solito compagno, sicuramente avranno già coordinato abbastanza bene il feeling, insomma, importantissimo anche per una coppia di arbitri. E guardando invece quella che è la classifica, Antonio, soltanto 5 punti, ma siamo chiaramente all'inizio della stagione, quindi è più che normale che sia così, separano Junior Fasano e Merano. In realtà però la Junior Fasano quest'anno sembra, potremmo dire, quasi inarrestabile, un cammino quello della squadra pugliese che fino a questo momento è stato veramente di altissimo livello. Il Merano chiaramente, come detto, che oggi vorrà appunto cercare di rimettersi in carreggiata e recuperare questi due punti che sarebbero fondamentali anche per superare Conversano e Pressano, raggiungendo il Bressanone. Conversano e Pressano però ricordiamo che hanno qualche partita da recuperare. Sì, tra l'altro sono anche loro impegnate questo oggi, il Conversano che giocherà contro il Rubiera in contemporanea a questo match, il Pressano invece impegnato più tardi a Cassano Magnago, il Conversano che è impegnato a Carpi, ha iniziato un'ora fa la partita, invece il Pressano è impegnato in casa con il Bressanone. Ho detto, ho anticipato un po' quello che saranno i match della prossima giornata. Completano il turno, il settimo turno, come hai detto tu, Bolzano-Siracusa, Rubiera-Cassano-Magnago e Trieste-Sassari con Lappiano-Leppan che riposa quest'oggi. È il Fasano che inizierà in attacco forse questo match, vediamo un po' come, anzi no, si vanno schierando in formati in difesa. Vediamo Bearic anche
nel settetto titolare, quindi chiaro indizio che si parte in difesa per la Junior. Chiaramente, intanto provavo a dare un'occhiata a quelli che sono invece i giocatori che scenderanno in campo anche in maglia bianca, con minimi dettagli neri, ossia il Merano, e in questo caso, come possiamo vedere, si comincerà con Visentin, ovviamente in posizione di pivot appunto subito dopo, e poi abbiamo anche Bergwint in posizione di terzino sinistro. Cerchiamo di vedere, sì, anche Petrivicevic in posizione di centrale, Striker in posizione di pivot, dall'altra parte Max Prantner, e quindi ecco schierata la squadra in maglia bianca, il Merano che in questo momento proprio Petrivicevic scambiato su un 5 con il suo egual numero, dall'altra parte Bearevic da il là, e quindi permette a questa partita di iniziare ufficialmente. Sì, Berklind svedese come Jörstam e Jortembo, anche quest'oggi tre svedesi in campo. Vediamo Berklind proprio in azione, nota Arangelo, allontana Petrivicevic, fa sentire la sua veemenza, ancora Berklind, girata bene su Franceschetti, palla a Visentin, posizione di ala sinistra, sì, che subisce il fallo di Pugliese, difesa subito intensa della Junior. Berklind, Petrivicevic cerca un'occhiata con il pivot Andreas Striker, poi la palla quasi viene persa da Merano, che arriva alla conclusione, ma Povio dice subito di essere presente qui, si prende già i primi applausi della palestra Zigi. Sì, come sempre, intanto dall'altra parte subito rapidissima la ripartenza della Junior con una bellissima girata quasi da Bicendol, e notevole da parte di Filippo Angiolini. Intanto si riprende subito rapidamente con un cambio di fronte, il Merano però è l'arbitro, sì, che richiama la calma. C'è Striker venuti a un contatto rugbistico, non si stavano facendo proprio dei complimenti, nulla di particolarmente cattivo, però è opportuno che subito si, certo, si calmino le acque. Sì, che tra l'altro sono giocatori che sono evidentemente super dotati dal punto di vista fisico, insomma, quindi sarà uno scontro davvero con fuochi d'artificio. Intanto ancora Petrivicevic adesso a dirigere le operazioni d'attacco del Merano, sempre in azione abbastanza organizzata, Striker che invece si è allargato notevolmente, ancora il numero 23, l'uscita quasi a vuoto potremmo dire di Bearevic, è sempre, rischia il passivo, infatti si alza il braccio ora, sì, fatica a trovare uno spazio, Berklind o tira o ti metti, è finita, produce, sì, fallo. Guarda qui, in realtà la Junior aveva aperto in maniera errata le maglie, onestamente non mi era sembrata una grande difesa, ci sono riusciti più che altro perché secondo me un po' sotto pressione anche Berglind, sì, non è riuscito ad alzarsi e tirare nel momento esatto in cui avrebbe ora dovuto deve tirare farlo, subito, altrimenti finisce, infatti, ecco, infatti c'è il fischio. Tarangelo che riparte da dietro, perso forse l'attimo per lanciare, sì, ha perso l'attimo, in realtà però ho visto che Pugliese indicava, faceva cenno di no, probabilmente anche lui infatti va a dare la mano al compagno di squadra, nota Arangelo, probabilmente non avrebbe avrebbe preferito insomma che la palla soprattutto il suo compagno facesse ripartire con calma e con un attacco organizzato la Junior Fasano. Intanto osserviamo non essere al 100% Carlo Asperti, è comandato in panchina al suo posto, sì, Pugliese, ha fatto bene intanto Jörstam, complice anche la deviazione di Petrivicevic, porta sul più 2 la Junior. Buon inizio a Junior, soprattutto in difesa. Sì, sì, abbastanza sì, potremmo dire decisamente sì. Tanto dall'altra parte subito il rapido contrattacco da parte del Merano, tenta uno scavalcamento ma è bravo Franceschetti a fermarlo in società con nota Arangelo. I due avevano chiuso l'unico spazio penetrabile da parte del numero 23 Bogdan Petrivicevic. Dici Ventone, sì, mi sembra abbastanza corretto, la Junior ha una buona difesa, ripeto nell'azione precedente probabilmente si era aperto uno spiraglio per Berklind, sì, però ovviamente il passivo non ha permesso, quindi tanto ancora Petrivicevic, prova lo scavalcamento, il tiro questa volta di Berklind, e probabilmente Fabio non l'ha neanche vista partire perché era esattamente sotto il braccio, sì, tra Franceschetti e nota Arangelo, sì, e dunque 2-1. Si sblocca dopo quasi 4 minuti il Merano, ha avuto difficoltà, ci voleva un'invenzione per trovare, sì, un varco giusto, Berklind è stato bravissimo nel trovare questo spazio e a battere Fovio. Franceschetti, nota Arangelo, Angiolini, salta nuovamente Petrivicevic di netto, Petrivicevic che si vede sfuggire per la seconda volta consecutiva, sì, Angiolini, esatto, ma tra l'altro l'intervento è abbastanza al limite, cioè nel senso che se non avesse intanto qui si gira Striker, fermato,
7 sì, metri, giusto. Forse è più per la difesa in aria, sì, però sì, sì, sì. Perché non stava tirando, sì, però ci sta. Ma quando hai un giocatore sì, del genere è quasi difficile contenerlo. Se difendi così al limite, anzi a meno di un passo dalla linea dei 6 metri, inevitabilmente finisci in aria. Insomma, un giocatore sì, che ha un peso notevole, quindi è normale che sia così. Intanto andrà dai 7 metri. Sì, proprio, proprio Luca Strigar. Ancora incredibile Vito Fabio, questo giocatore è davvero incredibile. Tutti è un giocatore immortale. Siamo di fronte a un miracolo sportivo e un miracolo biologico. Io non credo che possa succedere una cosa del genere. La più la seconda della prima, certo, 7 metri anche dall'altra parte. Con giallo per il numero 14 Berkeley, ma scusate, ma io ho ancora negli occhi la doppia sì, prodezza di poc'anzi. Parata a colpire, poi era quasi impossibile sì, andare a prendere quella palla. Parata calcistica, oserei dire, in tuffo. Vero è anche però che Luca Strigar non ha potuto imprimere troppa forza. Era al limite, era dell'invasione, al limite dell'invasione, sì, il corpo non è riuscito, insomma, o meglio, la torsione del busto non era estremamente accentuata. Intanto dall'altra parte Jostam morbido, non fa complimenti sulla testa di... morbido. E dicevo, non ha potuto imprimere forza con la torsione del busto, quindi la palla non era poi così tanto potente, ma ovviamente il riflesso incredibile era andato a terra, di si Fabio è rialzato, sì, 40 e passa. Sì, 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 assolutamente. Vabbè, non lo diciamo più, che no, veramente no, no, ci spertichiamo ogni volta di complimenti. Ora Bearic quasi chiama un pallone d'attacco, ma non c'era assolutamente. Perde comunque palla il... Bella palla di Iosta per Franceschetti, prova ad entrare la parata, ma c'è ancora Pugliese che prova anche a sua volta a tirare e questa volta riesce a trafiggere senza troppi problemi. E intanto qui Strigar viene fermato subito dall'altra parte il Merano, benissimo la ripartenza, ma è invasione netta. Aveva parato comunque poi Luca Visentin, poi intanto può ripartire, bella partita in questo momento, molto frizzante. Qui c'è il fallo, sì, il giallo anche per Jerstam per questo fallo e i danni di Max Pranter. Ci stava, sprazzi di pallamano europea, faticavamo quasi a reggere il ritmo in cronaca. E intanto, tornando un attimo indietro, a commentare, sì, quello bravo che Martelli, stato il gol di... bravo sì, Martelli sì, sul primo intervento su Franceschetti, poi più lucido sì, Pugliese a cercare l'angolino. Non era sì, non era facile per Martelli parare una seconda volta, no, però bravo anche no, Pugliese a metterla lì dove era complicato per il portiere altoatesino. Partenza importante per la Junior, 5-1 dopo 7 minuti. E ora attacca il Merano con Petricevic. Visentin esce dalla sua postazione, poi vola in aria Bogda Berglind, spinto da Notarangelo che viene ammonito anche nel, anzi era Andreas Stricker che viene sì, ammonito, viene ammonito Notarangelo, reo di averlo allontanato con eccessiva forza. Petricic, l'altra parte Visentin, prova a entrare, bravo, bella, questa molto volta, bravo, davvero bella in questo caso, ha nascosto la palla, sì, Max Prantner ha nascosto la palla, è entrato benissimo con il sinistro, si è tuffato nel modo giusto dando chiaramente la potenza necessaria. Bel tiro con il braccio sinistro, Max Prantner è un altro giocatore molto interessante, sì, anche lui nel giro delle giovanili, delle nazionali giovanili, ma avrà spazio anche in prima squadra sicuramente. Dall'altra parte Franceschetti, Notarangelo, Angiolini, serve bene Flavio Messina che ha tagliato dalla sinistra fino a giungere alla posizione di pivot, 6-2 Junior, resta il più 4. Dall'altra parte prova a servire l'ala Max Prater, riesce poi Berkley, Petricevic, muove velocemente la sfera anche il Merano. Fabio neutralizza Juan Pablo Quello e lancia Flavio Messina, no, che peccato, ha un controllo infelice. Peccato. Una buona opportunità, tra l'altro anche una buona opportunità quella di Pina di Cuello che aveva tirato con abbastanza bene, ovviamente. Sì, intanto le è bravo Berkland, sì. 6-3 dunque. 8 minuti e 40 fino a questo momento la Junior Fasano che quindi aveva consolidato insomma questo più 4 e adesso questa rete invece di Berklint riporta a più 3 il vantaggio della squadra di casa.
Sì, c'è da asciugare il parquet al limite dell'area del Merano, ripreso comunque il gioco sì. Tarangelo pugliese. Ora si rallenta poco poco il ritmo, che come hai detto tu è stato altissimo nei primi 8 minuti. Lotarangelo, Jörstam, Angiolini, Jörstam, partono gli incroci, sì. Lotarangelo arriva come un treno, poi è bravo questa volta Petricevic a trovare il tempo giusto per buona parlare. Difesa non era semplice, uno perché Notarangelo è un giocatore che quando entra effettivamente è difficile da placare, ma soprattutto perché è riuscito a prenderlo nello scavalcamento senza fare un fallo che poteva tranquillamente diventare un due minuti. Sì, Jörstam, Notarangelo salta Berchi, forse aveva anche lo spazio per fare Pugliese. Bravo, che bravissimo, davvero molto bravo, perché è riuscito a rientrare in caduta, ha preso il palo opposto, non era semplice, soprattutto perché Martelli aveva chiuso molto bene il primo palo. D'altra parte Vicentina entra, lui trova anche lui il primo palo questa volta però. Sì, qui però ecco analogamente non è riuscito a spingersi troppo, sì, sì, un po' troppo pretenzioso. Ancora Notarangelo prova il tiro deviato questa volta, sì, bravo. C'è il tocco di Martelli, sì, quindi il passo la resta al Merano. Forse qui ha forzato anche Notarangelo. Sì, sì, un po', sì. È il suo tiro, però effettivamente tra deviazione. Bravo Martelli ad avere il riflesso sulla deviazione, comunque non semplice. Tanto Striker che sostituisce Petricevic, sì, che è posizione di centrale. Petricevic che ha fatto l'ultima buona difesa, ma precedentemente si era lasciato, sì, un po' a desiderare su Angiolini. Striker. Sì, che è un giocatore imprescindibile comunque per il Merano. Bertwin, Striker, ancora lui. Eccolo qui. Forse Beharic lascia poi Angiolini. Un recupero ferraginoso ma efficacissimo da parte, sì, della Juve. Sì, fase è abbastanza confusa, però è stato bravo da prima Beharic a proteggere il pallone e anche Angiolini a non forzare una ripartenza che in quel momento non serviva assolutamente, anzi ha atteso che i propri compagni si rischierassero per poter far girare il pallone nelle sicurissime mani del numero 95 Albi Jörstam, che ricordiamo adesso quasi sempre fa parte esclusivamente della fase offensiva, quindi sì, si dà il cambio proprio con Beharic. Jörstam, bella palla, peccato, molto bravo però in questo caso Berglind a leggere l'azione, poi meno bravo Vicenti nel palleggio, sì. Quindi ancora palla, sì, nuovamente alla Junior Angiolini. Era riuscito anche ad entrare abbastanza bene, tra l'altro il tiro forse sul quarto passo, su, diciamo. Qua, sì, 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 ritengo anch'io fortunoso il fatto che l'abbia in un certo senso benedetto con un fallo poi l'arbitro. Intanto sempre Angiolini per Notarangelo, adesso è il numero 7 in posizione centrale. Jörstam sembra tutto preso a giri ad uno schema, infatti Franceschetti adesso, Pugliese che fa il giro e anche Franceschetti, e Jörstam che torna nella sua consueta posizione di centrale con Pugliese adesso che è passato a doppio con Franceschetti, e infatti è proprio il giovanissimo, sì, giocatore numero 11 ha spinto Pugliese, fallo, sì, l'ha visto bene il signor Davide Schiavone, ha postato infatti nessuna protesta da parte della difesa del Merano ancora, questo è un passaggio veramente brutto, sì, brutto e pretenzioso peraltro, debole insomma. Poi, e qui è bravo Messina a recuperare la palla, e anche Jörstam a sua volta che serve Notarangelo, e scatenando l'applauso della palestra Franco Zizzi. Sì, ci sono un po' di errori di troppo in questo inizio di gara, però decisamente, però l'attacco del Merano spesso è confusionario e soprattutto un po' troppo, potremmo dire abbastanza deboluccio in termini di condizione fisica, spesso è un po', c'è un po' di pressappochismo anche nei passaggi. Ritengo che non è questo il Merano che abbiamo visto insomma durante il corso di questa prima fase di campionato. È anche vero probabilmente che una palestra come la, sì, anche a merito della Junior sicuramente, la Franco Zizzi, ma anche chiaramente la Junior Fasano non è una squadra semplice da affrontare. Intanto qualche frangente di pausa per Angiolini con Jörstembo che ha preso il suo posto in campo, forse non è piaciuto questo passaggio forzato, no? Sì, quindi non è il caso. Jörstembo che è stato assente la scorsa gara per problemi di salute, ora ancora un passaggio al pivot non efficace, c'è il fallo subito da Franceschetti. Anche in questo caso mi sorprende, è come se in mente avessero uno schema ma sì, non ci fosse la predisposizione proprio, tanto seguiamo l'azione, passaggio, questo caso è passato. Dico, è come se in mente avessero uno schema
ma non ci sia la predisposizione fisica per poterlo fare, e quindi hanno tentato 3-4 volte. Suppongo che ancora ora Notarangelo strappa la palla dalle mani della formazione ospite. Jortembo dall'altra parte trova la grande parata di Martelli, poteva concludere meglio Jortembo, che aveva approfittato di questo 3-2 offensivo della Junior con Notarangelo che aveva scatenato questa ripartenza. Sì, dicevo, suppongo che comunque ancora abbia bisogno di un po' più di capacità di improvvisazione anche da parte soprattutto di chi gioca in fase di impostazione, sì. Che abbiamo visto poi nell'azione seguente, per cui sì, non c'era appunto alcuno schema, c'era uno spazio, io stiamo cercando Franceschetti come al solito e la palla è finita in rete. Intanto ancora Merano dall'altra parte, è bello questo scavalcamento di Max Prantner, poi c'è un fallo in attacco con Paolo Messina che aveva intercettato una sfera, poi non abbiamo ben capito. No, in realtà ritengo che fosse del pivot, sì, quindi una sorta di blocco irregolare probabilmente, non tanto di Prantner, perché aveva agilmente scavalcato l'avversario. Tanto si protesta la panchina altoatesina, forse non hanno visto quello che ha fischiato il signor Schiavone, ma sì, comunque era esatto, molto deciso l'arbitro. Io stiamo al limite dell'interpretazione, sì. Intanto dall'altra parte, che bel gol di Jortembo, si fa perdonare l'errore precedente con una grandissima conclusione. Poi ora Franceschetti che rischia anche qualcosina sul striker, che un po' che stava già cadendo da solo, sì, un po' è stato accompagnato al suolo da Franceschetti. Beh, che più che legittimo comunque fischiare il fallo. E intanto dall'altra parte Jürgen Prantner che richiama i suoi per cercare di capire che cosa stia effettivamente succedendo, perché al primo quarto d'ora di gara il risultato è di 9-3 per la Junior. Mini spot. Rieccoci dunque dalla palestra Franco Zizzi, come già detto prima di questo mini break, 14, 2 punti 50 ci dice il cronometro, quindi 9 i gol segnati dalla Junior Fasano, 3 quelli invece segnati al Merano. Antonio, massimo in evidente sì, difficoltà però sì, Merano, soprattutto in fase offensiva. Una Junior che sta quasi replicando l'inizio perfetto di sabato scorso contro il Bolzano. Ci sono stati degli errori, però un'ottima difesa della Junior. Guarda, Antonio, ritengo che il 9-3 potrebbe essere un risultato di una partita abbastanza equilibrata se il Merano non avesse sprecato tutti gli attacchi che ha sprecato. Sì, però merito anche la difesa della Junior che ha fatto, e anche a Vito Povio, che ricordiamo il miracolo che ha fatto prima. Almeno due interventi decisivi, 3 forse con questo di adesso. Sicuramente è sfiancante per gli avversari quando si ha di fronte un portiere del genere, perché poi si cominciano a forzare conclusioni per cercare di certo. Per esempio dopo un time out raramente vediamo una conclusione così affrettata, tra l'altro non si era neanche sotto passivo, quindi no, poca lucidità sicuramente la promozione ospite, che ora propone una 5-1 difensiva con quello che mantiene alto Jürstam, che ora a uomo praticamente tenuto da quello. Ora trovate Jortembo che subisce fallo da Petricevic, siamo quasi sui 9 metri. Sì, qui si confrontava con Notarangelo e intanto l'arbitro dice che bisognerà riprendere da posizione centrale dove è stato appunto commesso il fallo, e adesso proprio Jortembo circumnaviga Flavio Messina che perde quasi un passo. Notarangelo, ancora Jortembo, il tiro, e questa volta non si può dire che sia irresponsabile Martelli, sì, avrebbe potuto fare di più. Sì, queste palle che rimbalzano davanti alle gambe spesso tradiscono, sì, i portieri. D'altra parte prova a cercare velocità il Merano con Petricevic, poi 7 metri con Striker che aveva
sì, un tiro abbastanza semplice addosso al portiere, era in rotazione, in caduta, diciamo difficilmente in quei casi si riesce a dare tantissima direzione alla palla. Ovviamente Fovio come sempre si era fatto trovare nella posizione giusta. Sì. Saremo adesso a vedere invece questo 7 metri con che Cuello vede... che tenta di far qualcosa, mentre abbiamo visto che si è già schierato nella difesa del Merano Francesco Cascone. Fovio la tocca ma non può evitare la quarta rete. Pablo Quellonton. Sì, abbiamo visto a posto di forse di Striker, crediamo. Sì, a posto di Striker c'è Cascone. Sì. In nella difesa del Merano. Ancora adesso Flavio Messina, Notarangelo, Iortembo, sempre Notarangelo che prova ad alzarsi, serve Messina, benissimo questa volta ed è dentro per l'11-4. Lucidissimo Notarangelo nel capire che non c'è più lo spazio, nel vedere Flavio Messina che sta giocando praticamente in tutti i ruoli quest'oggi. Sì. Intanto Quello questa volta è 2 minuti per Bearevic, si lamenta anche il numero 44 del Merano, saranno 2 minuti di esclusione per il numero 23 Zerico Bearevic e sarà ancora una volta Bearevic sostiene di non essersi spostato, no? Però forse con l'anca è sempre al limite giudicare questi contesti. Diciamo che questi falli, chi magari ci ha giocato in posizione d'ala lo sa, spesso il tiratore se li va quasi a prendere nonostante il difensore stia appunto cercando semplicemente di mantenere la posizione. Ovviamente il minimo movimento trae, poi fa sì che l'arbitro fischi il 7 metri e spesso capiti anche l'esclusione temporanea per 2 minuti come in questa occasione. Juan Pablo Cuello entonces contro Vito Fovio e ancora il numero 44 che è 17:45, riporta il Merano almeno 6 con la Junior che invece adesso dovrà mantenere questo distacco, come con vedi Antonio meno, esatto, con l'uomo in meno, non accelerando ovviamente per cercare di limitare il tempo, no? Con la palla tra le mani degli avversari. Attenzione, qua rischia tantissimo Quello, schiaffo al volto, involontario, assolutamente involontario, assolutamente involontario. Però... giustissimo da parte dell'arbitro non fischiare alcun tipo di sanzione che non fosse un fallo. Il giocatore numero 44 sportivamente si è subito scusato con Iortembo. Ora l'incrocio non funziona tra Notarangelo e Franceschetti. Berklin, Quello, rete di Quello, terza rete consecutiva di Quello. Power play. Sì, qui il tecnico Francesco ancora lamenta il fatto che Pugliese abbia cercato di ostacolare l'azione in fase di partenza, ma con l'uomo in meno forse è il caso di tornare a schierarsi immantinente nelle retrovie. In ogni caso rosicchia una rete di margine il Merano dal parziale. Iortembo fa tutto da solo, è passato 7 metri e 2 minuti per Petricevic. È giusto in questo caso, i 2 minuti sono il polso al momento del lo stesso tiro, Petricevic è uscito, insomma esce dal campo in questo momento senza lamentarsi. C'è un cambio tra l'altro fra i due portieri in tuta rossa con maniche bianche e pantaloni neri, Entrerà Riccardo Meletti, tra i più giovani della giovane rosa del Merano. Intanto gioca anche Iortembo del 2002 con il portiere avversario, finge il pallonetto, poi finge da sotto, poi il terzo tiro a quello giusto. Allora c'è un piccolo dettaglio che rende così efficaci in realtà i 7 metri di Albin Iortembo, ossia il fatto che lui, nonostante dia l'impressione di cambiare sempre tipologia, no? Quindi ora prova il pallonetto, adesso ti fa la finta, ora prova la potenza, no? In ovviamente pochissimi secondi sa già come dovrà andare a tirare, quindi è deciso, quindi non arriva mai a un momento di indecisione che poi ti permette di fare una cappellata, una castroneria. Guardate, bravo questa volta a prendersi tutto lo spazio Vicentini a cercare il palo opposto. E ora la Junior che torna con tutti i 7 effettivi. Uomo in meno invece ricordiamo nel Merano, adesso la Junior dovrà cercare di accelerare per sfruttare il più possibile la superiorità numerica quando è appena scoccato il 20° minuto
e il risultato è di 12-7. Tanto ancora Angiolini per Jostam, finta, poi serve Franceschetti che bravissimo a girarsi a cercare Pugliese che arriva a tirare la posizione di terzino. Bellissima, veramente bella, veramente molto bella, bravo Franceschetti. Dov'era Visentin? Bravissimo anche Pugliese. In questo caso è chiaro che è bravo Franceschetti a spiazzare completamente la difesa, ma in quel caso Visentin un passo indietro lo deve fare. Non puoi permettere a Pugliese di tirare da posizione di terzino. Sì, tra l'altro lucidissimo nel vedere che era andato Martelli a coprire il secondo palo, quindi a chiudere sul primo dove non poteva più arrivarci. Nuovamente più 6 junior. È ancora caldo qui in Puglia, sì. Siamo a novembre praticamente da dopodomani, ma la temperatura sono ancora tardo primaverile, sì. Decisamente. Quindi, potremmo dire che probabilmente il Merano sta anche soffrendo. Sì, questa temperatura che genera anche poi un eccesso di umidità che porta a asciugare spesso il parquet in caso, certo, di caduta. Stryker, Berglund, Stryker, Prantner, Stryker, Berglund, Max Prantner, serie di incroci cercando di disorientare la difesa della junior che resta nei suoi 9 metri, rischia però anche il passivo, infatti si alza il braccio. Stryker non riesce a servire. Stryker grande assente di oggi comunque. Sì. È stato Fovio che richiama la calma ai suoi. E adesso sarà Filippo Angiolini, solito cambio dall'altra parte di Jostam Beharevic. Tutti nel Merano, terminata. Si ritorna a giocare in parità, quindi. Si torna con la marcatura uomo su Jostam. E anche Francesco Ancona a chiamare il time out, quindi altro mini spot per noi. Tornando in cronaca, o meglio il gioco ancora fermo, abbiamo parlato già di Luca Stryker, miglior realizzatore del Merano con 43 reti, per la junior Jostam con 37, Esperti 35 i migliori, poi Cuello 31 reti del Merano, Angiolini 25, Franceschetti 25, Prantner 23, Max Prantner, questi i migliori realizzatori delle due squadre. Quindi una. E quindi si riprende, sì. Il minuto 21 e 21 secondi e 13-7 il risultato tra le due squadre, e quindi ci accingiamo adesso a vivere questi ultimi 10 minuti del primo tempo con una junior Fasano che effettivamente è padrona della partita, con Flavio Messina che la schiaccia sotto il portiere avversario. Meletti nulla ha potuto e quindi raddoppia il punteggio fatto dal Merano fino a questo momento, 14-7, ancora fase abbastanza confusa, in questo caso ottima difesa da parte della junior, è proprio Meletti, l'arbitro chiama il passivo, pochissimi passaggi adesso e il Merano dovrà necessariamente tirare, ancora Prantner prova il tiro, bravo questa volta, che bel gol, nulla ha potuto Fovio, 14-8, ripartenza rapidissima ancora una volta delle maglie blu con Notarangelo che prova ad entrare il tiro e questa volta è bravo. Bravissimo. Meletti e a infrangere il tiro di Notarangelo che finisce poi schiantato sul fondo e adesso è proprio Jürgen Prantner a dire ai propri giocatori di rallentare e richiama Petricevic che darà il cambio al capitano Luca Stryker in fase offensiva, ancora una volta in posizione di centrale e adesso proprio Max Prantner per Stryker, ancora Stryker, Berglind che prova a passare in posizione di centrale, Cuello, ancora Berglind, il tiro, questa volta la parata di Fovio è miracolato dalla traversa, poi prova a tuffarsi con Cascone. Quella mano l'ha messa, sì. E intanto qui
al limite dello sfondo, qui direi che io l'avrei fischiato questo sfondo, insomma giustamente si lamenta Stryker, ma più che evidente che ci fosse insomma lo sfondo, l'arbitro non era dello stesso, gli arbitri non sono stati dello stesso avviso. E Pippo Angiolini adesso che uscirà per dare il posto nuovamente a Yortembo, che entra e si scambia con Yostam, che ancora una volta ha marcato a uomo dall'argentino Keio. Ancora Yortembo con Franceschetti ben fuori sui 12 metri, eccolo qui che si scambia, solito schema, a tentare di liberare Yostam, ci riescono. Yortembo prende un pallone abbastanza difficile, ancora Notarangelo che palleggia davanti a Petricevic, si gira Franceschetti e distrugge il palo con la palla che finisce fuori. Subito Petricevic, azioni abbastanza concitate, anche il Merano ha voglia di cercare di recuperare questa partita, ma questo tiro di Berklint colpisce una beccaccia che per caso passava di lì. Sì, è un po' spento la veemenza del Merano, che poteva approfittare e fare un mini break, che può ancora fare ovviamente, però poteva giocare meglio. L'altra parte è Visentin con Cuello che ha tanto spazio. Angiolini non è in serata, sembrava aver iniziato bene, no. Con due belle reti, poi è un po' uscito dall'incontro. Sì, decisamente, però una fase comunque, siamo a metà della partita, si sono un po' definiti quelli che sono i ritmi adesso e soprattutto anche le posizioni psicologiche. Il Merano cerca di recuperare, la Junior cerca di gestire con le caratteristiche tecniche che la contraddistinguono. Qui intanto Pugliese, tiro evidentemente fuori, Berklint prova a ripartire in rapidità con Petricevic, il palleggio ancora il 14 del Merano, prova ancora una volta a entrare e a tirare, palla che finisce fuori. Berklint ha sprecato due grandi occasioni, intanto dall'altra parte che bravo Messina che la mette su Riccardo Meletti, che nulla ha potuto il giocatore numero 14 della Junior Fasano, anche lui tanto qui dall'altra parte, brutto intervento. Angiolini che rischia qualcosa, cioè, anzi è Fremo Messina che, due minuti proprio che rientrando con questo taglio alla mondiale del 2006 potremmo sì, diciamo, ha fatto un gran gol, poi è tornato in 3,2 secondi, probabilmente l'adrenalina del gol segnato non gli ha permesso di controllarsi sul giocatore giovanissimo numero 6 del Merano, Max Prantner, e sarà ancora scontro tra Cuello e Fovio dall'altra comunque, parte. Comunque tanta fretta nelle entrambe le compagini in queste fasi. E credo che sia il Merano a tentare di accelerare, la Junior di conseguenza. E intanto ancora Cuello, in questo caso bravissimo, 100% dai 7 metri, unico errore quello di Lucas Stryker, il primo tiro dei 7 metri, e il Merano che torna al meno 5, quando meno 5 sono anche i minuti rispetto alla fine di questo primo tempo. Sì, intanto vediamo Gianluca Grassi in posizione di pivot e anche Domenico Pinto che viene spinto in campo da Vito Fovio, che lascia la porta libera in questa priorità numerica. Vediamo Pinto in azione. Notarangelo, Pinto, c'è il braccio del passivo alzato, deve andare alla qualcosa della Junior. Notarangelo andrà a lui, pizzica di crociare i pali. Ma... bel tiro, palla che tendeva ad alzarsi, ovviamente a causa della posizione del busto del giocatore numero 13, che ha questo tiro abbastanza potente, si infrange sulla traversa. Intanto rapidissimo ancora l'attacco del Merano, bello l'ingresso di Cuello, e attraversa anche dall'altra parte. Anche in questo caso ritengo che il problema sia stato il movimento col braccio, ha dato un po' troppa spinta con la parte del bicipite e tricipite, quando invece avrebbe potuto controllarla meglio con il polso. Intanto gioca nuovamente fermo. Il pallone questa volta che ha qualche problema di... non so se è sporco, se è bagnato. Ovviamente da qui è difficile capire. Di sicuro sembra non rimbalzare più. Entra anche Angeloni in posizione di terzino destro. E adesso comincia il mio solito problema in cui confondo costantemente Angeloni e Angiolini. Uno è biondo, l'altro è bruno, però il 7 e l'8 potremmo definire visti i loro numeri. E intanto vediamo se l'arbitro dà indicazione ai cronometristi, e si riprenderà con questo fischio. E dunque palla ancora per la Junior Fasano,
che ora schiera quasi una juniores, fatta eccezione per Jolstam. Sì, e con Grassi in posizione di pivot. E ancora Angelini per Angeloni, che mostra un'evidente fasciatura al braccio sinistro, e alla mano sinistra in realtà. Ecco qui Angelini che guadagna anche qualche secondo. Grassi, Angelini, ancora lui, perde Grassi che trova una grande rete. Davvero molto interessante il movimento di Grassi, che esulta una con cattiveria. Molto interessante il gioco, perché si è spostato indietro, ha preso la palla. Un passo indietro, solitamente si fa il passo, hanno tre passi in avanti la palla a mano. Ora rischia qualcosa a Bearevic, che spinge in volo al momento del tiro. Max Prantner, qui ha rischiato Bearevic. Diciamo Grassi che è sotto gli occhi del suo mentore Pasquale Maglione, che è qui in tribuna. Sì. Fa un gol da Pasquale. Vedevo anche Vito Sibilio, tra l'altro. Sì, insomma, Vito Sibilio, ce ne sono tante di leggende. Leggende, pivot, insomma, della Junior Fasano. Jolstam che chiama uno schema in una lingua a metà tra lo svedese e l'italiano. E il fasanese. Sì. Angeloni, pugliese. Fa tutto da solo. E la mette lì dove è più facile segnare, sulla testa del portiere. Sì. Tra l'altro Cascone in questo caso è evidentemente colpevole, non ha alzato il braccio, non è riuscito, tanto dall'altra parte, bello questo ingresso finalmente, insomma, anche Visentin ci fa vedere qualcosina in posizione di ala sinistra, è entrato bene in caduta, è riuscito a beccare l'angolo giusto e l'ha messa sì, dentro. Sotto le gambe di Vito Foglio, seconda rete consecutiva anche per Visentin, che dopo aver faticato in avvio di prima frazione di gara. Questa volta così facendo il bis rispetto a poc'anzi, sta trovando continuità. Jolstam spinge fuori dalla linea dei pivot. Angeloni rischia qualcosa. Jolstam che poi gioca bowling, fa strike al limite della doppia. Sì. E intanto ancora Petricevic dall'altra parte viene fermato con un fallo. E si lamenta il 23, che è stato rimbalzato. Si lamenta un colpo alla gola, però. Sì. Vabbè, diciamo che l'intervento di Angeloni è stato abbastanza violento. Sì, però. Probabilmente non c'era della volontarietà, però. È chiaro che comunque è abbastanza disperato, meno 6 fino a questo momento Petricevic. È chiaro comunque che spesso non si legga anche l'involontarietà dello scontro con l'avversario. Ancora Merano dall'altra parte. Bello questo ingresso. Ora, da parte ancora una volta di Juan Pablo Cuello. Sì, ha accelerato il Merano indubbiamente negli ultimi minuti, ma un po' ha rallentato anche l'intensità difensiva alla Junior, sì, che lascia qualche spazio alle ali che stanno entrando sistematicamente, trovando anche spesso e volentieri la rete. 18-13, comunque margine rassicurante, tante reti per essere la prima frazione, soprattutto da parte della Junior. Intanto Jolstam stoppa un passaggio forzato di Angeli e poi vediamo ancora Grassi che ormai ha imparato il mestiere. Decisamente bene Cascone, però decisamente male. Cascone sta difendendo veramente male. È la terza volta che secondo me è responsabile comunque del gol subito. Qui intanto Cascone che poi sulla sirena trova il meno 5 con Foglio che lamenta una mezza invasione, però in questo caso è stato premiato il taglio di Cascone, che qui l'aiuto può essere più luce nel difendere a 3 secondi dalla fine, no? Anche se parliamo di un margine importante. Termina quindi la prima metà di gara, 19-14 per la Junior Fasano, un Merano che pur essendo stato con gap anche più larghi riesce a terminare questo primo tempo con un risultato tutto sommato gestibile, per quanto comunque la Junior non abbia dato segni di cedimento. Ci vediamo fra pochissimo, andiamo a fare questo aperitivo flash io e Antonio e torniamo fra pochissimo. Nel palazzo
stanno tornando in campo qui sotto i nostri occhi le due formazioni. Andiamo anche a vedere cosa è successo sugli altri campi con cerchiamo risultati in diretta. Bolzano che ha sconfitto Siracusa per 34-26, Carpi Conversano, vittoria del Conversano per 28-23, Rubiera Castelmagnago 26-31, un successo esterno, quindi questi tre risultati finora giunti. Mentre è quasi tutto pronto qui per il secondo tempo tra Fasano e Merano, con il Fasano che inizierà in attacco. Tanto sorrisi tra le due squadre, si chiariscono i giocatori su alcuni episodi accaduti nel primo tempo, massimi sorrisi da parte di tutti i contendenti, quindi clima di massima sportività, Vito. Altri 30 minuti di pallamano con la regia e coordinamento tecnico di Tiziano Di Carolo, e intanto si riprenderà. Abbiamo visto, come dicevi appunto, Max Prantner chiacchierare con Flavio Messina. I due prima insomma sono stati protagonisti dell'episodio che poi ha visto l'esclusione per 2 minuti del numero 14 della Junior Fasano. E intanto c'è folla al centro del campo anche con l'arbitro, con Cuello che si riporta esattamente dov'era, ossia abbracciato ad Albin Jostam, che in questo momento però è costretto quindi a rimanere nella propria metà campo. Cuello che lo tiene quindi alla larga, una marcatura a uomo incessante per il numero 95 della Junior Fasano. Angiolini che comunque serve Jostam, Notarangelo, Franceschetti, Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, il muro di Cascone, ed è dall'angolo che andrà a rimetterla in gioco pugliese. Notarangelo, Angiolini, ancora Notarangelo, Angiolini, fa tutto bene, inizia con una giocata simile a quella che aveva inaugurato il match, più 6 junior. Sì, bello l'ingresso in questo caso di Angiolini, bella questa palla in rovesciata, Cascone che casca quindi a terra e sarà tiro dai 7 metri con il numero 44 che rinnova il duello con il numero 16 invece della Junior Fasano. Vediamo se si interrompe. Sì, interrompe. No. Va dentro, va dentro. Non sì, si effettivamente c'è la stata la deviazione, a parte l'ha toccata quindi Fovio, ma la palla che è finita comunque dentro. Tra l'altro ha tirato proprio sul fischio, sì. Cuello, che è anche una tecnica importante per rubare il tempo al portiere che non si riesce a posizionare, no? Vediamo Jörstam, Franceschetti, Notarangelo, Angiolini, abbracciato da Petricevic, poi c'è il vantaggio con Franceschetti che la scambia con Jörstam, Angiolini, poi serve Flavio Messina che sbaglia la misura per il pallonetto e può ripartire il Merano che poi scivola e impatta con Franceschetti. Flavio Messina che poi serve Angiolini che è in caduta, trova la rete del 21-15. Però c'è da dire che forse non aveva ribattuto nella posizione corretta. No, è vero, è vero. Sì, effettivamente... Anche se non ha guadagnato metri, c'è da dire, però. Beh, sì, però generalmente la regola gli arbitri parla, ecco, chiaramente che dovrebbero essere appunto ribattuta. Sì. A questo aspetto lo sono stati in realtà in un paio di episodi nel primo tempo. In questo caso, in cui effettivamente è stato determinante, perché chiaramente il tempo della ripartenza ha poi determinato l'esito dell'azione, ossia il gol di Angiolini. Probabilmente avrebbero dovuto consentire insomma alla Junior di ripartire esattamente alla posizione corretta. Intanto ancora Max Prantner, l'arbitro però ferma un attimo il tempo e richiama il collaboratore affinché avvenga quindi la pulizia del parquet, o meglio
affinché si possa asciugare quindi quella parte del parquet che ha visto appunto prima avvenire lo scontro tra i due giocatori. Sì, ricordiamo Bertolin che è scivolato e ha colpito al volto Franceschetti, in tutto involontario, Francesco dal fondo. Due minuti e mezzo, si finirà tardi stasera. Intanto sarà proprio Prantner che sta testando quindi effettivamente la aderenza del parquet e le proprietà antisdrucciolo delle sue scarpe. Tutto pronto per ripartire. Prantner, Luca Striker, non protagonista. Beh, speriamo di vedere, tempo, cioè. Esatto, speriamo di vedere uno Striker all'altezza del suo nome nel secondo tempo, insomma, che animi un po' i propri compagni di squadra del Merano, lui che ne è appunto il capitano. Intanto ancora Striker che prova a insinuarsi tra la premiata ditta Franceschetti e Notarangelo, ma nulla ha potuto. Poi non sappiamo neanche se sia al 100% fisicamente. Sì, probabile. Andiamo a Berklind, Striker che la ridà a Berklind, che riesce a trovare il tempo per entrare e schiacciare sotto le gambe di Fovio. Si mantiene sotto il meno 5 il Merano. Poi Angiolini che si traveste da Alberto Tomba, serve Flavio Messina, la palla, sì, del Puccini. Abbiamo visto sciare Super dai paletti, G. Sì. Super G. Tanto qui Prantner, e qui Angiolini ha rischiato tantissimo. Ha rischiato tantissimo di fare molto male a Prantner, perché se tra caviglia e perdita d'equilibrio lì rischiava veramente tanto, e soprattutto anche di prendersi un 2 minuti. Prantner ovviamente è andato dritto, è riuscito ad entrare e a mettere anche dentro. Sì, è riuscito anche Angiolini a evitare, sì, il contatto in extremis. Sì, sì, sì. Prantner che è entrato bene col braccio alzato. Sì. D'accademia. Sì. Angiolini che fa il centrale con Dürstam al servizio limitato. Notarangelo, Angiolini, Notarangelo ha un corridoio enorme. Beh, lì aveva un corridoio enorme, non, sì, poteva non, sì, sbagliare e perdersi questa occasione. Intanto dall'altra parte rapidissimo ancora il Merano, che come sempre è molto rapido e reattivo nelle proprie ripartenze. Qui addirittura la blocca Fovio, che lancia il suo compagno di squadra Messina. Esatto, è più veloce Striker che, approfittando di un cambio, riesce ad arrivare prima. Poi Prantner forse con un tutto piede, poi invasione ed errore di Striker. Non sappiamo quale sia stato più brutto da vedere, l'errore o l'invasione. Guarda, credo che in realtà nel momento in cui ha fischiato Striker abbia smesso di metterci proprio veemenza e impegno, sì, in quel tiro, che quindi è venuto abbastanza molle, tanto da terminare quindi fuori. E credo che sia andata un po' così, ovviamente. Se non ci fosse stato il fischio ci avrebbe messo molta più cattiveria. Sì. Intanto lezione di difesa a Notarangelo da parte di uno che della difesa ha fatto, ne ha costruito una carriera, Paolo De Santis, sì, al servizio di Francesco Ancona al suo fianco. Angiolini dall'altra parte non riesce a servire a Notarangelo, può ripartire Petricevic che serve Cuello, e questa volta Cuello viene fermato dall'immortale tra i pali. Allora, in questo caso, vabbè, tu sai, insomma, io chiunque, insomma, amante della pallamano stravede per Vito Fovio, però ovviamente quello non può tirare vedere, sul tiro, sì, d'appoggio nel momento in cui il portiere sta facendo una mezza pelle d'orso. È chiaro che l'unica parte fissa del corpo del portiere in quel momento è quella, non gliela puoi tirare addosso. Quindi questo più che un tiro parato da Fovio, direi che è un tiro sbagliato da quello. Sì, intanto Notarangelo viene catechizzato in panca da coach Ancona, forse per qualche errore nel movimento offensivo precedente, passivo, braccio alzato del passivo con Yortembo che tiro debole, sì, chiama comunque al tuffo, poi invasione di Franceschetti e si gioca anche un po' a calcetto con il Merano che ora può attaccare sotto di 6 reti. Striker 6 minuti e 19 secondi e si fischia l'interruzione del cronometro per asciugare il parquet in aria dalle parti di Fovio. Sì, intanto si confrontano Striker e Prantner. Prantner
autore di un'ottima partita quest'oggi. Non, lo stesso non si può dire invece del suo compagno di squadra con la numero 39. E vediamo intanto che sono abbastanza lente queste operazioni di pulizia. E si riprende in, solo in questo momento, quando sono passati 36 minuti all'inizio della partita, e il risultato è di 23-17. Adesso ancora Striker per Prantner, sempre i due che dialogano, prova ad entrare e questa volta la mette dentro, come sa fare di solito Luca Striker. Sì, Striker mette fine alla sua maledizione, poi Pugliese resta in sospensione ma subisce sì. anche fallo. Quindi Franceschetti sulla linea dei 9 metri, serve Jørstam che è libero dalla marcatura uomo per qualche frangente. Jortembo fa tutto da solo e trova la rete di Potenza, piegando anche il tentativo di Mele. Bello lo scalare, molto bello, e bravo Fovio. Ancora Prantner, e peccato per Prantner perché era stato bravissimo nel prendere la palla, nel coordinarsi per andare a tirare, nel fare il tiro che secondo me Antonio andava fatto. Sì. Peccato per la traversa. Bravo Fovio nella patata precedente, la abbastanza centrale. Il no goal. Sì, 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 sì. Jortembo. Jørstam, Angiolini, Franceschetti. Jørstam che nonostante la marcatura uomo viene chiamato spesso in causa. Angiolini fermato da Petricevic. 9 metri a fuori della Junior. Angiolini, Jortembo, vediamo questa volta scarica Pugliese rischiando anche il fallo in attacco, poi si libera Franceschetti, servito da Pugliese ed è più 7 ovviamente Junior, torna al massimo vantaggio, sì. vantaggio rassicurante. 25-18, intanto ancora Prantner che a scambiare con Striker. Scontro ancora tra Cascone e Franceschetti e l'arbitro ancora una volta è costretto a fermare il tempo per permettere quindi che si possa ripulire esattamente la linea dei 6 metri. Per fortuna non c'è più il coprifuoco, Vito, altrimenti queste interruzioni avremmo rischiato. Con questa umidità oggi avremmo avuto problemi, infatti ricordo lo scorso anno no, che avevamo anche questo problema ed era capitato un paio di volte anche di dover quasi sforare l'orario consentito. Fortunatamente quest'incubo globale pandemico che ha vissuto tutto il mondo pare volgere insomma ad una fase di controllo, anche grazie a quella che poi è tutta la campagna vaccinale ben riuscita in Italia. In realtà queste sono un po' le nostre chiacchiere per cercare di riempire questo momento in cui le operazioni di pulizia stanno ancora procedendo. Addirittura c'è stato un cambio di spazzolone. Forse è intriso di umidità. Intanto Messina che diceva al ragazzo che stava pulendo: adesso dovrei fare tutto tu perché l'altro non è più buono. Quindi a quanto pare c'è da cambiare lo spazzolone. Piccolo aneddoto curioso nel tentativo, come diciamo, di riempire questo vuoto, che invece adesso lascia spazio nuovamente alla cronaca con il Merano che deve cercare di non perdersi troppo la Junior Fasano, che in questo momento conduce più 7, 25-18. Ma 20 ancora minuti sono tanti nella palla a mano. Assolutamente sì. Si alza il braccio del passivo Striker, incrocia bene il palo, poi Cuello attraversa tutto lo specchio con Angeloni. Buona che partita dell'argentino a prescindere dai tiri dei 7 metri, un paio di errori all'inizio in cui non era riuscito ad angolare abbastanza bene con l'avambraccio e il polso, però poi ha evidentemente capito che probabilmente spingendosi un po' e recuperando questa immobilità con il tempo riesce a tirare da uno specchio, potremmo dire, un po' più grande, tanto da metterla dentro. Buona partita dell'argentino fino a questo momento. Assolutamente sì, anche se poi ha rimproverato ad Angeloni uno scorrimento non efficace, quindi è rimasto proprio fermo che è andato sì. Angeloni. Jortembo dall'altra parte viene tirato da Petricevic rischiando anche forse un mezzo fallo in attacco. Jortembo però la palla è nelle mani di Grassi che ha preso il posto nuovamente di Franceschetti. Jortembo incrocia lui ed è una grande partita questa di Jortembo, che non aveva brillato all'inizio campionato, però oggi sembra decisamente il partito. Sì, è un giocatore che fino a questo momento non ha fatto vedere chissà che, comunque grandissime prestazioni, invece però notavo. Intanto nuovamente meno 5 per il Merano, che sta rientrando in partita. Sì, rosicchia due reti. Jørstam
Angioli ora difende bene il Merano, infatti c'è passivo. Il braccio del passivo che si alza. Jortembo, serve Grassi, anche lui al 100%, però sì, Vito. Bravo anche in questo caso Grassi, bravo anche Jortembo, vabbè, non dobbiamo più dire, anche Jortembo che ha servito questo assist. Intanto Berklind, Petricevic, intanto Berklind che lascia nuovamente il campo per fare posto a Stricker, Luca Stricker. Petricevic, proprio lui il 39 adesso a far girare il pallone. Petricevic, Prantner, Cuello in rotazione dell'area del campo da basket. Tanto Prantner, il tiro che trafigge tra le gambe il portiere della Junior Fasano, ingannato anche da un muro mobile, diciamo. Sì, abbastanza moscio potremmo dire. E adesso Albin Jostam ritorna in campo, è in combutta con il suo collega Jortembo, adesso chiama uno schema. È tornata anche la 6-0 più schiacciata da parte, sì, del Merano. Cuello, insomma, dopo aver tenuto a uomo Jostam per un bel po' di tempo, torna in posizione di secondo in difesa. Intanto prova a entrare Angeloni, tiro che finisce quasi su un fotografo che con un ottimo riflesso riesce a scansarsi. Sì, decisiva anche la deviazione di Martelli. Altra parte Prantner al limite dei passi? Sì, Petricevic, Stricker, incrocia, c'è Fovio. Guarda, in questo caso hai il muro, già c'era, buona la difesa con le maglie abbastanza chiuse, ma un tiro che era evidentemente ovvio. Un giocatore dell'esperienza di Fovio non poteva non leggerlo, lì probabilmente Stricker avrebbe dovuto continuare lo scalare. Sì, Jortembo, Angeloni, scaldito Grassi, che è una macchina quest'oggi. Che bel gol! Bravo in questo caso a prendere il pallone con il corpo esattamente in posizione accademica da pivot e a girarsi e a metterla alta. Il portiere era uscito con quel passo in avanti con il corpo un po' più basso, le braccia leggermente allargate, lì se la metti alta alla sinistra, adesso il portiere nulla può ovviamente. Tra l'altro bellissima l'esultanza di Grassi con Franceschetti, quindi sì, un grande gruppo quello della Junior Fasano, si vede anche da queste giocate con i due omologhi che esultano. Intanto Prantner ha subito una vomitata, sì, sul costato, sicuramente non volontario, però sta spiegando cosa è accaduto e viene accompagnato non fuori, ma tanto Jortembo e Prantner, sì, che si chiariscono e sì, dice è stato Beare, cioè non sono stato io, sì. Jortembo, quindi si torna comunque a giocare con nulla di grave per Prantner. C'è il invece il timeout chiamato da Jürgen Prantner e diamo la linea alla regia per un mini spec. Intanto l'arbitro ha richiamato i giocatori in campo, la Junior è ancora in panchina a scambiarsi gli ultimi consigli e a prendere un po' di colla da applicare allo scotch all'angolo della scarpa. Il Merano invece già integralmente per quella che è la sua formazione in campo, non è cambiato nulla. Stricker in posizione di pivot, Cuello, Prantner, Petricevic. E in realtà c'è anche c'è sempre Visentin, quindi come detto è Stricker che quindi riparte in posizione di terzino sinistro. Adesso l'arbitro Chiuni che si confronta anche con i cronometristi e dà il via a questa nuova ripresa quando siamo alla metà, tra pochissimo, del secondo tempo.
Il risultato vede la Junior in vantaggio, come potrete vedere sul vostro teleschermo, tablet, smartphone, di 28-22, più 6 per la Junior. Intanto rapidissima ancora l'azione del Merano, che prova a cercare uno spazio, si rialza nuovamente il passivo, e ancora Striker, Petricevic. Striker non riesce a prendere la palla, la perde, adesso può ripartire rapidamente la Junior, no, e invece Pugliese dice aspettate un attimo, da tempo a Bearevic di scambiarsi nuovamente con Jostam, che entra in campo con quell'aria da quasi a dire dai, a forza andiamoci a prendere insomma quest'altra vittoria. Manca ancora moltissimo, e 6 sono i gol che separano per ora Junior e Merano. C'è ancora tutto possibile anche per il Merano, che comunque ha sempre mostrato una estrema dinamicità sotto l'aspetto atletico. Signor Tembo prova a fare tutto da solo, viene fermato da Cuello. Grassi, Junior che può tornare a più 7. Tra gli applausi per Stagini, però c'è il braccio alzato del passivo. Angiolini fa tutto da solo e spacca l'incrocio dei pali con la conclusione bellissima. Più 7 ovviamente Junior. Pranter contro Yortembo, che riesce a impedirgli di andarsene l'uno contro uno. Continuano gli applausi della palestra Zizzi. Prantner scambia con Petricic, esce Cuello dal suo angolo, palla poi a Vicentin che non trova la porta, palla che finisce largamente fuori, non l'angolo di tiro. E Junior che adesso fa attaccare per quello che sarebbe il massimo vantaggio, più 8. Io stavo adesso dato mima la difesa che deve fare con il suo compagno. Sì, Yortembo. Angiolini, Yortembo, Pugliese. Lascia Yortembo. Angiolini. Pesca nuovamente il passivo la Junior. Angiolini non trova lo spazio. Fallo. Partita molto corretta anche dal fatto che non ci sono proprio state sanzioni con esclusioni temporanee né cartellini. Yortembo, palla buona per Grassi, che ormai ha tutti gli elementi per segnare e si contende con Yortembo la palma di migliore in campo quest'oggi forse. Sì, guarda, difficilmente resto sorpreso da prestazioni specialmente di giocatori così giovani, anche perché è difficile mantenere all'interno dell'arco di una partita una costanza così elevata. Oggi Grassi mi ha effettivamente sorpreso, fino adesso non ha sbagliato nulla e sta giocando da un sacco di tempo, comunque non ha fatto i 2-3 minuti, per cui 2-3 no. Giocate si no? Sta meritando questo ampio minutaggio assolutamente. Sì, decisamente. Intanto braccio alzato per il passivo, Prato, bello questo vasco. Schema, bello come si sia liberata e come sia riuscito il Merano a far aprire le maglie della difesa della Junior. Prantner riesce ad entrare, ma penso che quando manchino ormai 13 minuti al termine di questa partita si stiano delineando, come dicevi, anche un po' i giocatori in campo. Ottima partita di Prantner e di Cuello, ottima partita anche di Grassi, insomma dalla parte della Junior Fasano. Intanto ancora Vito Fovio che racconta in panchina quelli che sono stati un po' a suo modo di vedere gli errori da parte dei suoi compagni di squadra posizionati in difesa. Adesso rapidamente invece dall'altra parte del campo la Junior prova a riprendersi il distacco precedente con questo tiro di Yortembo che viene deviato e che poi viene ulteriormente deviato dal portiere del Merano, che quindi permette alla stessa squadra di poter ripartire con estrema rapidità. Ancora Petricevic per Prantner, c'è un minimo spiraglio e qui Striker viene fermato con un fallo. Prima esclusione per 2 minuti, va un po' al limite e sarà ancora una volta Cuello a incaricarsi, sì, di questo tiro. A me era sembrato quasi in caduta, sì, per conto suo. Abbastanza al limite questa segnalazione, anche perché ha perso la palla, ma direi che stava già cadendo. C'erano gli estremi per i 9 metri, il tiro non è neanche partito, io probabilmente non avrei fischiato i 7. E intanto adesso proprio Cuello contro Fovio, che leggermente si sposta quasi a lasciare spazio al tiro di Cuello, è rimasto spiazzato. 30-24, più 6 per la Junior, 18 minuti e 45 secondi. Sì, mini break del Merano, 2 reti che riducono lo svantaggio. Torna Notarangelo anche in campo al posto di Fovio, quindi che lascia la porta sguarnita.
mentre ormai è appurato che Sperti non sarà del match. Jörstam Pinto, braccio alzato del passivo, Jörstam notare Angelo, serve Pugliese che ora deve tirare, se no ora fischerà sicuramente l'arbitro. Jörstam tocca, tira il palo, poi è Pugliese con la virgola, la risolve positivamente per la Juve quando ormai sembrava svanito, no? Sì, bravo in questo caso Pugliese, bello anche il gesto tecnico. E adesso il lettato il Merano che con la solita rimessa veloce e qui la traversa di Cuello, peccato, bello l'ingresso, ottimo anche il tiro. Intanto Cuello cercava insomma l'ammissione del tocco da parte di Foglio, che però diceva non l'ho effettivamente toccata. Probabilmente conoscendo la nota correttezza, insomma sportività del numero 16 della Junior, probabilmente l'avrebbe detto. Intanto o forse ha detto tempo di averla toccata, non sono convinto. Vabbè, l'arbitro non ci ha creduto. Anche perché è comunque un merito per il portiere di aver parato, non aver toccato. Infine. Grazie. Jörstam dall'altra parte. Nota Arangelo, Jörstam. Jortembo, Jörstam chiama l'incrocio con Pinto, passivo, nuovamente passivo alzato, Jörstam, Notarangelo, il muro di Berglund, ancora alto il passivo, è costretto a tirare, poi c'è l'invasione fischiata a Grassi che non poteva far nulla, no, non abbiamo capito perché l'abbia fischiato, detto che era già il pallone tra le mani del difensore del Merano, ora rischia la doppia Petricevic, però non c'è, sì, non c'è evidentemente perché poi è andato col palleggio, ci avesse messo un'altra mano come può magari venire in mente spontaneamente, no, avrebbe adesso chiaramente fischiato la doppia l'arbitro. E intanto è entrato Durwalder, numero 24, e commette subito un fallo in attacco, l'abbiamo visto da qui, che non riesce in un primo momento ad alzarsi la sfera tra le mani, poi riesce, mentre Grassi lascia posto a Franceschetti dopo un ottimo frangente di match, si prende il 5 infatti da bravo, tutti bravo, bravo Grassi, tutto meritato, e intanto si alleggerisce anche un po' il ritmo Antonio, no? Sì, dopo 50 minuti a ritmi elevati ci sta anche rallentare, c'è anche Gai che si riscalda dietro la panchina del Merano. Jortembo sfiora la gran rete in transizione diagonale, scusate Cuello, poi Jortembo stesso va a bloccare in alto Petricevic che scambia velocemente per Berkin, Visintin con il petto, bravo Fabio, la palla poi nuovamente possesso Merano con Berkin che sembra quasi non crederci più, scoraggiato lo svedese Durwalder ed è Jürgen Pranter che chiama time out, l'ultimo del match per lui e fini spot. Per riprendere il match per questi ultimi 8 minuti del primo tempo, del secondo tempo ovviamente, 31-24 il punteggio più 7 Junior, Durwalder, Cuello, Visentin, Durwalder, Berkwind, Cuello,
prova a muovere la palla centralmente il Merano con quello che gioca da terzino adesso, con Guy che invece occupa la posizione di ala destra, e Berfin che ci ha già fatto vedere in precedenza sì, stasera questo tiro sicuramente non consono no, stasera assolutamente non in serata il numero 14 del Merano. Intanto si alzano gli applausi dei tifosi della Junior Fasano che incitano i propri giocatori adesso che a 7 minuti dalla fine della partita intravedono un percorso un po' più semplice rispetto a poco fa. Intanto Josta, bellissima, che bravo, ma che bravo, questo giocatore è davvero di una bravura imbarazzante. Movimento a sinistra, finta di passare la palla a sinistra, palla schiacciata verso destra, bello tra l'altro anche lo segno di quello, sì. Altra parte Pinto, lanciato verso Meletti, rete di Pinto, è più 9 Junior e ora possiamo definire che il match è andato in ghiaccio, Vito. Mamma mia, ma io ancora negli occhi ciò che ha fatto Josta, no, ritengo bello. Che sia stata anche la giocata più bella della partita, forse anche più bella di quella della parata di Fovio, però è davvero difficilissimo fare quanto ha fatto vedere Josta. E adesso Merano che dovrà cercare un attimo di ricucire anche gli animi e l'aspetto psicologico. Intanto qui Berklin prova a entrare, ma la palla finisce fallo. Fallo, sì, 7 metri. Aveva subito fallo da Notarangelo, i due si chiariscono e intanto Fovio se ne va sì. Dalla porta. C'è sì, Daniele sì. Vinci pronto a tentare di fermare la marcia inarrestabile finora di Cuello. Spesso succede, no? Che il cambio di portiere sì, magari spiazza un po' anche il giocatore che sta andando in questo momento a tirare. Staremo a vedere. Quello fino a questo momento si è dimostrato anche estremamente freddo, però. E infatti ancora una grande rete. Daniele Vinci che resta. Ottima prova da parte del numero 44 argentino del Merano. E intanto è proprio Ancona che richiama i suoi sì. Per questo timeout. Intanto Daniele Vinci che resterà tra i pali perché Fovio si è accomodato e spaparanzato meritatamente sì. In panchina e non sembra avere intenzione no, di rientrare. Io il mio contributo l'ho dato. Direi quest'oggi più che mai, anzi con delle ottime come sempre parate da lui che è riuscito a trovare la pietra filosofale, ormai ne siamo certi, il Nicolas Flamel. Sì, quella che si va delineando come la sesta vittoria in campionato della Junior sì. Che ha pareggiato solo a Eppan, a piano sulla strada del vino, e quindi Junior che si conferma anche in testa a questa classifica, ovviamente sì. Approfittando anche delle due gare in meno del Sassari che ha già riposato, oltre a dover recuperare il match, il big match contro il Conversano che si disputerà proprio il 10 novembre. Ora si resta fermi un turno sì. Una settimana di pausa per tutti. La Junior che tornerà in campo a Siracusa il 13 nell'ottava giornata. Siamo già in fase quasi di commento, ma in realtà ne mancano ancora 5 minuti e mezzo in questa frazione di chiusura. Più 8 Junior, il pubblico festeggia. Yerstam cerca la volante per Pugliese, Angiolino la guanta, poi la prende Pinto, porta vuota. E intanto vedevo le proteste, ma in realtà a mio avviso non c'è nulla di cui protestare. Non è intervenuto nella giocata, sì, era a terra in aria, sì, però non ho ostacolato il portiere. Bello il tentativo della Junior, come malamente fallito. Bravo Pinto però a crederci comunque, ovviamente nulla ha potuto, il portiere che era praticamente steso a terra. Sì. Junior quindi in pass, ora poi... Franceschetti ferma Berchi, Pugliese poi subisce il fallo. Junior che può cercare il più 10. Yerstam, Notarangelo. Gli applausi non si sprecano quest'oggi. Beh, no, direi che meritati. Anche a fronte di questo risultato, di una partita che volge al tramonto, possiamo dire che più che giusto che il pubblico ringrazi i giocatori in campo, anche probabilmente i giocatori del Merano che si sono resi comunque protagonisti di una buona partita che sicuramente non sta pagando
dal punto di vista del risultato, ma che dal punto di vista atletico ha mostrato un Merano sicuramente sulle gambe. Tanto entra anche Boggio al posto di ala destra, posto di Pugliese, anche lui protagonista di una buona prova. Totarangelo, Jurstam, serve Francesca, ti ancora un grandissimo passaggio, poi questo sarebbe stato più giusto vederlo come 7 metri, ma gli arbitri optano per un 9 metri. C'è da asciugare il parquet, esce anche dal campo Berklind al suo posto col numero 22 Felix Freund, minuti anche per lui, non tanti però, avrà spazio in questo finale il giovane Felix Freund, 26-22 sul cronometro, 34-25 sul tabellone del punteggio. Angiolini, Guy lo blocca, ripreso il gioco Jørstam, ancora Angiolini e Guy che si abbraccia, o meglio Guy abbraccia Angiolini, c'è il braccio del passivo, palla servita a Notarangelo da Jørstam, poi Felix Freund appena entrato che blocca Notarangelo, deve andare al tiro la Junior, probabilmente sarà Jørstam a incaricarsi di questo tiro, invece no, cerca la volante per Angiolini che strozza il pallonetto, poi dalla portiere, poi Cuello in ripartenza veloce realizza il 26esimo gol del Merano, 34-26 il punteggio. Questa volta la giocata non è uscita, o meglio è uscita nella costruzione, però Angiolini non è riuscito a trovare il guizzo per superare Meletti. E intanto uno, sì, cambio Angiolini, Angeloni, molto giovane la rosa in campo adesso, anche con Abby Jørstam che rimane in posizione di terzino sinistro e Franceschetti come al solito a garantire esperienza in posizione di pivot. Bello il palleggio del 95, prova il tiro, distrugge anche in questo caso il palo, riparte rapidamente Guy a cercare il tentativo di penetrare la difesa della Junior, poi cerca il passaggio Cuello, qui uno dei primi errori del giocatore numero 44 del Merano durante la partita, intanto poi si è andato a schiantare sulla spalla di Franceschetti, i due sono chiariti immediatamente, si scambiano i due migliori in campo del Merano oggi, è entrato Prantner per Cuello, che però vediamo dietro la panchina con sì, le mani al volto tenersi ponete dei campi, sì. Tanto rete di Freund che la strappa da opportunista e realizza il 27esimo gol degli ospiti. Poggia Notarangelo, Jørstam sorride dopo 58 minuti, Francesco ancora, sì, di grande tensione. Ancora Angeloni per Jørstam, palla schiacciata, spinta per Notarangelo dall'altra parte, bello il gol. Tutti coloro che sono chiamati in causa rispondono presente. Sì, sì, questo, tanto, questo anche molto bello, un bel gol, intanto qui Notarangelo ha recuperato palla, parte per il cost to cost in totale solitaria e la palla che finisce dentro per il 36-27. Sì, bravo Angeloni a bloccare l'attacco del Merano, Notarangelo poi se ne va. Si alza tutti in piedi il pubblico della palestra Zinzi e c'era voglia di, dopo un anno, un anno e mezzo lontani da questa pallamano, freme la Zinzi, il pubblico innamorato e anche esperto di pallamano competente casanese. Ecco, Vinci prova a servire poi la palla Boggia che trova il muro. Qui intanto peccato perché per il giovanissimo giocatore della Junior Fasano sarebbe stata una bella parata, grande parata di Vinci su Felix Freund. Mancano 20 secondi eppure il ritmo è ancora altissimo, Antonio, è perché quando ci sono un sacco di ragazzi in campo si vuole giocare sempre fino all'ultimo. Intanto perde tempo Meletti, vuole interrompere questa, sì, la Junior che invece vuole, sì, perché più potrebbe 10. Finire sul più 10. Angeloni, la palla per Fra, c'era ancora l'ingresso, però finisce qui 36-27. Antonio, telegraficamente i tuoi migliori in campo. Grassi e Your Tempo per la Junior, anche se è complicato questo aggiudicare un migliore in campo. Cuello e Prantler Max per il Merano. E dunque un'altra grande partita per questa Junior Fasano che prende il largo, dovrà chiaramente tenere conto
delle due partite in meno di una squadra, il Sassari, che vuole portare quindi anche in Sardegna il titolo di campione d'Italia, e staremo a vedere. Un campionato che però sta assumendo i connotati sicuramente di una competizione interessantissima. Hai detto benissimo, ti ringrazio Vito Lamberti per questo percorso serale qui in questa Junior Merano. Ringraziamo ancora una volta Tiziano Di Carlo in cabina di videomaking, nel ruolo di videooperatore, e diamo appuntamento al prossimo impegno. Buon sabato sera a tutti, divertiamoci. Ciao Antonio, ciao a tutti. Buonasera.